Ciao, mi chiamo Alessandro Vanoni e mi occupo di postura. In particolare oggi vorrei farvi vedere una piccola sequenza di movimenti attraverso l'utilizzo di un tools della Black Roll. Questi movimenti dovrebbero aiutarvi a liberare un pochettino il muscolo piriforme che, quando è un po' più affaticato, presenta dei fastidi, dei sintomi molto simili all'infiammazione del nervo sciatico, la cosiddetta lomboscialgia. Per cui spero che questa piccola sequenza di movimenti vi possa aiutare. Bene, andiamo adesso a vedere dove si trova il piriforme. Come vedete, è collocato tra osso sacro e femore, quindi dall'osso del bacino all'osso della gamba, della coscia. Vediamo com'è nel nostro corpo realmente, non sulla colonna di plastica. Utilizzeremo per sbloccarlo la pallina da 12 cm sulla quale ci dovremo sedere appoggiando bene il ventre del muscolo, che è abbastanza piccolo, in modo da sentire la pressione della ball sul nostro muscolo. Andremo a fare una frizione trasversale, si possono fare anche dei movimenti circolari. Chi riesce può provare a sollevare la gamba del lato che si vuole trattare e addirittura andare a appoggiare la gamba sopra l'altra per aumentare la pressione. Si possono fare appunto dei movimenti circolari oppure, sfruttando la respirazione, durante la espirazione provare ad aumentare la pressione. Inspiro col naso, espiro con la bocca, possibilmente la espirazione dura un po' di più della inspirazione. Finito questa piccola sequenza di movimenti, andiamo a posizionare la gamba destra, quella trattata, a cavallo della sinistra e tirando con le braccia ruotiamo col busto come se volessimo vedere oltre la nostra spalla destra.